Presidente, ha chiesto a Salvini e Berlusconi un confronto dopo il risultato delle amministrative. Al centrodestra serve più unità per vincere. Io penso che il racconto che è stato fatto di questo centrodestra diviso sia in realtà stato interessatamente fatto da parte degli avversari. Mi pare che abbiamo dimostrato grande compattezza, ma confido che riusciremo a dimostrare ancora maggiore compattezza in questi 15 giorni di ballottaggio, perché la sfida è ancora aperta. Differentemente da quello che dice la sinistra, loro non hanno affatto stravinto. Lei ha affermato che la partita è ancora aperta a Roma, Torino e Trieste. È davvero così dunque? La partita è assolutamente aperta a Torino, è aperta a Trieste, è aperta a Roma, che secondo tutti era comunque la partita più importante. Io questo sono molto contenta anche per il risultato di Fratelli d'Italia, che cresce su tutto il territorio nazionale, ma Roma è primo partito della capitale e credo che abbiamo una grande responsabilità anche in questo ballottaggio. Salvini ha detto che si è perso troppo tempo nella scelta dei candidati. È stato questo il problema nelle città in cui si è perso al primo turno? Ma sicuramente candidati civici che venivano gettati per la prima volta in una campagna elettorale avrebbero avuto bisogno di più tempo. E sono d'accordo con Salvini quando dice che per le prossime competizioni il centrodestra dovrà sedersi a tavolo molto prima e dare più tempo ai propri candidati di raccontare il loro modello, la loro proposta.